Assessore Giuseppe Speranza, un altro grande evento sportivo in città, oggi alle 14, la tappa torrese del Giro Rosa del Mediterraneo. Dice bene, altro evento importante in città. La città si tinge di rosa sulle due ruote. La prima tappa del Giro del Mediterraneo parte da Torre del Greco e raggiungerà la città di Paestum. Da dove parte? Località Leopardi, anche per un fatto strategico di organizzazione e la viabilità, abbiamo preferito partire dalla periferia di Torre del Greco, che è la zona Leopardi. Un evento molto atteso in città, che si prepara da alcuni mesi. Per questo start non mancherà l'amministrazione comunale. Sicuramente l'amministrazione sarà presente con il sottoscritto, con il sindaco che mi ha appena chiamato, salvo imprevisti. Ci tengo però a sottolineare un aspetto. A questa manifestazione partecipano molte squadre che vengono anche da fuori Italia. Ieri notavo una delegazione ucraina, c'era una delegazione francese, se ricordo bene, un belgio. Dunque, un evento internazionale che coinvolge la nostra città. Per la prima volta il Giro del Mediterraneo nasce da Torre del Greco. Sento il piacere e il dovere di ringraziare gli organizzatori, nella persona di Francesco Vitiello e di Belardo, che con insistenza, con professionalità, ecco, dedicano il loro tempo per regalarci questi importanti appuntamenti a Torre del Greco. Colgo l'occasione per invitare tutti a presenziare e trovarci alle ore 14 circa in zona Leopardi per la partenza. Grazie.